Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrero, se preferite Melochi, e teoricamente questo dovrebbe essere il luogo dove troverò il cristallo dell'acqua. Sono un po' confusa dal fatto che ci sia questa discrepanza di livello. Mi spiego meglio, mi sono accorta, dopo aver fatto la missione delle rovine meccaniche, questa qui, che si era sbloccata effettivamente un'altra missione, che era nella Grotta della Terra. Era questa qui, corrotto dalla brama. L'ho fatta, come vedete, il livello dell'equipaggiamento alla fine è quello. Ho trovato degli equipaggiamenti che mi hanno permesso di raggiungere praticamente il livello 68, che era quello della più alto possibile. Però qui c'è un 74. C'è veramente un buco e io ho fatto tutte le missioni disponibili fino ad ora. Le ho fatte tutte, possiamo anche controllare compiuta compiuta. Nel caso, sapete, magari me ne sono persa qualcuna e non se ne sbloccano altre perché appunto devo farle tutte. Vedete in alto a destra della schermata, qui ce n'è solo una. Compiuta, compiuta e basta. Queste non contano, questi sono i tutorial. Niente, mi fa molto strana questa cosa, ma è veramente strano. Pantaloni intrepidi, pantaloni intrepidi. Va bene. Oh, che bella questa. Questa un po' meno. Questa è fighissima. Sono molto confusa. Però, tant'è. Nelle rovine meccaniche si annidava un mostro protetto da armatura, che una volta eliminato emette la stessa bruma oscura generata dagli altri nemici sconfitti in precedenza. Parliamo dello scorpione meccanico. Sapendo che questa sostanza misteriosa ha il potere di mostrare il passato, Jed si lascia inghiottire di proposito da essa insieme a Jack. I due hanno così una visione dello stesso luogo, ricordo forse di un momento che hanno condiviso. Tutti i compagni cominciano poco a poco a ritrovare la memoria e accettare il loro passato. Ora non resta altro che trovare il demone dell'acqua nelle viscere santuarie sommerso. Palesemente. Infatti, palesemente Final Fantasy VII. Un edificio costruito per risucchiare l'energia del pianeta esisteva già nel settimo cronotopo e di quello sono stati presi a modello i meccanismi. All'interno della struttura è stato però collocato il cristallo dell'acqua. L'intento era forse quello di sfruttare l'energia planetaria per tenere sotto controllo la potenza delle acque e preservarne l'equilibrio. Il risultato è stato un miglioramento notevole della qualità della vita, ma la grande quantità di preghiere ed energia accumulata finirà per causare una distorsione. Preghiere. I've been waiting for this. Same. Eh sì, praticamente è l'ultimo. I have something to confess, just like Jed did. You see, I'm not like you guys. I was born here, in Cornelia. For the longest time, I couldn't remember how I got this. But now I do. The one who gave it to me was Astos. I remember meeting him there, okay. In the Chaos Shrine. He gave me the crystal and told me I'd be needing it. I took it from him and yielded to the darkness. The next thing I knew, you guys were there. That sure beats my confession. I felt like I had been waiting for that moment for a long time. But I don't remember much anymore. All I know now is that I want to see this through to the end. And I want it just as badly as you guys do. I won't give up. I know we can do this together. Try anything weird and you're out. Ecco. Right. Poi pensate con un po' più di background quanto sarebbe stata carina questa cosa. Ma anche Astos come personaggio, no? Che poteva essere un po' l'Hardin della situazione che ti aiuta, però tu non capisci perché ti aiuta. Ha i suoi fini, no? Ah, ecco, una cosa che devo fare, esatto, una cosa che devo fare, volevo farla con voi, ogni volta fa figo farla insieme.
Ho preso abbastanza punti per sbloccare il Cavaliere Oscuro, che, attenzione, attenzione, tre classi, signori. Tre classi. Tenebre. Eccolo là. Con R2 il Cavaliere Oscuro usa Tenebre. Ogni attacco sferrato durante il suo effetto consuma punti vita, ma infliggerà danni oscuri aggiuntivi proporzionali alla energia vitale sacrificata. È un po' delicatino da usare, comunque. Per ora evito. Looks like we're in the ocean now. I should have guessed. Where else would the fiend of water be? Esatto, sì. Diciamo che usare la neve non è proprio il massimo, non è l'arma migliore. Per ora ce la facciamo piacere. Perché penso, per quanto non viene mai spiegata questa cosa, comunque, che la classe equipaggiata prende comunque più esperienza rispetto all'altra. Quella che stai usando in quel momento, no? Io spero che non ci siano soldati pesanti, allora. Posso neanche usare... Sì, però... Il samurai in realtà è una classe abbastanza tecnica. Devi sapere utilizzarla perché ha delle mosse un po' lente, delle tecniche un po' lente, ma che fanno veramente un sacco di danno. Sbilanciano un sacco i nemici. E poi utilizzi l'imperturbabilità e ti ricarica tantissimo gli MP. E questo ti permette proprio di spammarli praticamente. Guardalo. Alcuni set non sono male, alcuni pezzi di equipaggiamento non sono male. Ora, questi esplodono tantissimo. Esatto, non bisogna usare il fuoco. Quindi. Ok, quelli. Ok, va bene. Esplodono. Allora, prima cosa da fare, tocchiamo qui. Are those cubes? Better not forget where it is. Ok. Up ahead. Come on, follow me. That's how it's done. Intanto lo spacchiamo. Aw, poor thing. Know, I almost feel sorry for them. This door. It has the same design as the other. So, if we can find a generator. Big brain. Very big brain. Stiamo spaccando questo. Look, there's a generator on the other side of the glass. Tanto li spacco. Così mi aumento gli MP. Ah! Io boh. Sentite, andate. Well, well. A little explosion did all that. How convenient. If it's shut, that means there's a way to questi nemici sono duri. Let's find. Ma perché siamo di livello basso? Questo è fatto. So that's what happens when you apply heat. Ash, show me what you can do. Venatelo, venatelo. Intanto mi curo. E qua niente. Va bene. Qui c'è il generatore. Si è aperta. Ah, era opzionale. Era opzionale.
Non è valsa molto la pena, sinceramente. Guardalo che figo è lui. Quindi di qua posso passare già? Ok, penso fosse uno shortcut. We'll use this to get back. Esatto. Qui sono già stata. Quindi quello era uno shortcut, è ok. Qui ho fatto il giro, ho visto il generatore, è ok. Penso basta, penso... no, perché di qua devo ancora passare. Come faccio? Lì c'è una scala. Niente, allora è giusto di qua. Per forza, devo essermi persa qualcosa. Centrale elettrogena. Qui, per logica, devo passare di qua per forza, perché è la prima volta che mi fanno fare il giochetto della porta. E ok. Sotto. This is the one. Qui abbiamo aperto. I see some cubes over there. There's a dark aura in the air. It's down there. That could only mean we're closing in on the water crystal. Then let's keep going. Questo come si apre? This area's power is separate from the others. You might need a key for this door. La tessera bianca. Oh no. Quello è brutto. Quello è brutto, quello è veramente brutto. Tomberrino è... Jack, what do you think of Princess Sarah? What? At least it's not talk of the past. I'm asking about you now. I've got no interest in her as a person. Ecco. But I know I have to protect her at all costs. Well, she is the symbol of hope and peace in Cornelia, after all. If you really want to protect the princess, how about becoming a knight? That's up to the royal family. Even if you were knighted, I'd expect they'd give you work that requires a less delicate touch. Allora, quindi questo era un vicolo cieco, evidentemente. Un bruto. Non lo so, continuo a preferire i dialoghi in inglese, comunque mi dispiace. Ma proprio anni luce. Sto dando per scontato che i dialoghi che stiamo leggendo in italiano siano la traduzione di quelli giapponesi. Non mi piace. Sono troppo meglio, troppo meglio. Ah, attacco sotto, attracco sottomarino. Ok, tessera bianca. Vabbè, qui forse, qui mi sa che prendiamo la tessera bianca. In the water? Maybe that's how we got here. Good thing we're past the need for boats. Let's pretend we didn't see it. This will hurt. Stay in formation. I'll make it regret facing us. Sagi. Light up the sky. Se magari non mi cambiasse. Oh oh oh, eccolo. È andato, è andato. Madonna eroico. This must be the key to that door. Right. That means we can continue our search. I poveretti sono... Via. Il sistema di selezione delle magie è veramente pessimo. Allora, prima di andare di là, adesso non voglio rischiare di perdermi niente. Ah, ma quindi se io cambio... Ah, ok, ho appena scoperto che se cambio classe perdo i sigilli. GG, vabbè, meglio tardi che mai si scoprono le cosine. Allora, questo mi sa che è opzionale. Open sesame. Open sesame. E qua c'è... Allora. Fallimento.
Come forza trainante per spingere a sterminare l'oscurità, negli Stranger è stato impiantato un odio assoluto per Chaos. È stato effettuato un tentativo di impiegarli in un'azione diretta, ma per quanto i primi risultati fossero promettenti, l'operazione è terminata con perdite devastanti. Uno degli Stranger è caduto preda dell'oscurità e si è trasformato in Chaos. Il fatto che un concetto astratto abbia potuto prendere forma e materializzarsi è un'anomalia senza precedenti. Come risultato, l'equilibrio si è sbilanciato ulteriormente verso le tenebre. A peggiorare le cose, sembra che le caratteristiche degli Stranger si siano ritorte contro di noi. Una volta che vengono ghermiti all'oscurità, i loro ricordi e pensieri restano legati al mondo come una macchia incancellabile, anche dopo una nuova genesi. Saranno necessari maggiori studi per trovare un modo di radicarli. Posso dire comunque che questi lufeniani sono dei cretini? Cioè, proprio scarsi. We can cross over to the other side now. Ma scarsi! Io boh, senza parole. Hanno fatto un fail dopo l'altro. Allora, interessante lo shortcut, ma sinceramente non mi interessa. Per adesso, almeno. E preferisco. Giustamente. Ecco. Hanno fortissimo, però. Molto scarso questo attacco magico, Poverini, no? Comunque continua a pensare che saggio sia OP. Ridicolmente OP. Quindi, posto che ho probabilmente sbagliato strada, decisamente sbagliato strada, vediamo un secondo. Allora, Berserker, questo non mi interessa. Monaco, devo aspettare ancora. Aumenta l'affinità con la classe dei dragoni. Nice, but not interested. Oh, distruttore. Un passo più vicino al distruttore. E di là non siamo stati ancora. Vabbè. This is the one. Vediamo. Ora abbiamo, ma penso che ci andremo adesso. Penso che ci andremo adesso da qua. È impossibile che non mi fanno affrontare quei bastardi. Quelli sono chiaramente messi lì. Why were those pirates so upset? Right now they are at the mercy of the wind. But if we revive the water crystal, we can restore the balance and the sea will be itself again. Be itself? I admit I'm unclear on the details. I doubt those pirates know either. Something tells me they'd be in a bad mood either way. Ecco. Sono comunque di cattivo umore. We've come pretty far down. The water crystal can't be too far off now. Let's go. Magister. Mentre. Now we have a way back. Any help is welcome. E beh, direi. Affinità paladino così. Di botto, senza senso. Devo capire un secondo la via, perché non voglio perdermi nulla. Tipo di qua che c'è? Questa? Questa è chiusa? Tessera nera. Looks like this key won't work. D'accordo, tessera nera. Anche questa è tessera nera, immagino, quindi. See what's inside, qui non si apre. Tessera nera, ok. Tessera nera. Come scende sgargiullo. Niente, tessera nera dappertutto. Quindi ce l'avrà sicuro lo stronzicchio. Oppure questo. Non so, più probabile questo. Open flames!
Bene, perfetto. Stay cool, Ted. This key is a little different from the other one we've got. Più facile del previsto. Questo posticino allegro? Ma senti, ma... Ma che brutto questo, mi domanda, ci sarà qualcosa sotto? Parte un droppo della Madonna. Aia. Ok. Now watch and learn a couple of things. This will hurt. You like this? Allora, abbiamo preso un botto di roba. Tina. No. No, vabbè, allora facciamo così. E questa la tolgo perché non... urto letale, vabbè, non l'ho mai usata. Colpa mia. Colpa assolutamente mia. Quindi... ah! Buono. Nonostante controlliamo direttamente la quantità di luce e oscurità, riceviamo rapporti regolari e non otteniamo i risultati sperati. Stando al nostro collaboratore, che è chiaramente l'elfo, la causa è da ricercarsi nelle instabilità dei sentimenti umani. A suo dire, la luce dell'ordine e l'oscurità, la luce dell'ordine e l'oscurità del caos in origine erano esse stesse emozioni nate dagli umani. E finché questi ultimi esistono, il mondo continuerà a scivolare con facilità da un lato o dall'altro. È necessaria una soluzione drastica per far avanzare questo mondo verso un futuro giusto. Che poi io vorrei assolutamente raccoglierle tutte queste cose, perché sono opzionali. Cioè, non sono chissà come nascoste, però... Falsature catartiche. It's all connected. This will make things easier. Allora, dove mi trovo? C'è provato, dai, c'è provato. Importante è crederci. Aspetta che ti meno. Whatever doesn't kill. Poi immagino che. Win is a win. Let's go. Ah no, vabbè, probabilmente posso semplicemente rubare le abilità anche se non me la fanno, pensavo al ladro, no? Ne può rubare l'abilità. Vabbè, gli è andata male a sto giro lo psicodemone, gli è andata un po' male. Andare sempre bene. Allora, fatto questo, c'è ancora quel pezzo, un pezzo fiero. Cazzarola, sono un idiota, sono completamente un idiota. E ora? E ora dove sono? Sì, ciao. Oddio, forse non è così terribile. Comunque questo è proprio il level design da Nioh, eh. Quello proprio infame che ti fa perdere. Super labirintico.
quindi io vabbè, qui devo scendere per forza. Aia. No, forse ci sono. Una volta che ho preso la... Ah, tra l'altro qua. Look here. Non ero mai stata di qua alla fine. Palesemente questa era una cosa extra. Quindi adesso intanto ci facciamo questa e poi torniamo sulla via. Ma ci siamo. Vedete, di là che dobbiamo andare. Eravamo lì 3 secondi fa. Sì, questa è una roba opzionale, penso. Penso, credo. No, no. No, sono tornata indietro. Sono così confusa. 9 pozioni, tra l'altro. Vabbè. Forse ho solo connesso una parte dove ero già stata. E non me ne sono resa conto. Ok, questa era opzionale. I see something like this every day. This one's mine. This one's mine. Bullo. Va bene, quindi ridendo e scherzando, in realtà abbiamo fatto la cosa giusta. Cioè, morendo siamo tornati indietro, abbiamo recuperato le cose che ci mancavano. Allora, lì ci siamo, lo facciamo. Ok. Quindi era questa la parte opzionale. Mi stavo perdendo. Penso che abbiamo fatto tutto, sapete? Let's see what's inside. Secondo me a questo giro abbiamo aperto tutto. Siamo stati proprio fighi. Abbiamo fatto un lavoretto pulito. Ora dobbiamo solo non morire come degli idioti, possibilmente. Qui. Che c'è tutta la festicciola, come potete ben vedere. Warm welcome. This will be a breeze. Spacchiamo tutto. Ci curiamo. There you go. We got company. Time to go to work. Stiamo facendo una roba. No, no, no. Ci provare almeno. A posto. No. Grazie. Ci provare nemmeno. Mi curo di nuovo. Allora, sto psicodemone ha rotto i coglioni, Ho proprio rotto i coglioni. Via. Qui è fatta apposta per darti fastidio, perché sono tutti stretti, no? Questo è fatto apposta per essere molesto. Super molesto. Ok. Sì, ma dove sono i miei... Ah, ok, lì c'è lo shortcut. Ah, ce l'abbiamo fatta, è finita. Meno male. Vabbè, sì, diciamo che questo non è esattamente super smart come scelta. There's that sinking feeling again. Eccolo. Yeah, the final fiend. The final fiend, ci siamo, ci siamo. Stop dragging your feet, Jed. What? You're calling me out? That hurts, man. Quindi sblocco la roba. Samurai aumenta l'affinità. Questo? Vabbè, la Reunion 2.
2 al posto di questo. Chiaro di luna. Attacca pesantemente con un colpo lacerante. Va bene. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Anche se penso che perderò lo shell dopo il filmato. Non ti resta attivo. Ok, vabbè, l'avevamo già visto. Wow. Oh, mi piace un sacco il design. Give us back the crystal. You demand to have the crystal back. It has fared well for so long without it. What would you do with it returned to you? What would we do? You have come all this way. Yet know not of its brilliance. Neon, say something. You would bring mayhem to the world. I don't have time to listen to your nonsense. You dare brandish your blade at the Kraken? You forget your place. In realtà me lo ricordo benissimo il mio posto. Attaccatelo! Watch yourself! Let's lop off those tentacles. You won't need any of them where he's going. Ok, fa due colpi. Minchiolina! Good. Might be in big trouble. Just keep hitting them! Continuo. Power. Laser acqua. We must avoid getting hit at all costs. Get hit and it's gonna hurt. Well, you got it. You got you now. Hit that ink. It can't be good for the skin. Attaccatelo. Parola. Aspetta un attimo, arrivo. Ci sono. Aia. He's definitely angry. He's definitely angry. That will save him now. No. He's watching our every move. Be careful. Look, the water's protecting it. This can't be good. Inchiostro di invidia, nero di invidia, no? Take him head on, it's gonna hurt. Aia. Posso darlo. Ai 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 ai. Time to go wild. Menatelo. Ma veramente first try l'abbiamo fatto? Cavolo! Cavolino! First try? D'accordo. E non ero neanche overlivellata. Faccia prendere un sacco di male. Prende un sacco di male con Tundaga.
As such, you should touch it as much as possible. Di toccarlo. Your personal memories will be stored in that device too. There is much to be gained from memories of your experiences. If you fail to do so, you run the risk of forgetting when you transfer. Va bene. I don't care. It's not worth remembering. Don't say that. You are nothing if not the sum of your memories. Jack! Ma non potevo. Infatti, te le ha trasportati perché erano fregatissimi. E adesso? Non credo sia finita. Ci sarà almeno un altro, due dungeon, perché ora si scoprirà la merda. Sicuramente. Ho idea di cosa aspettarmi, ma tipo niente, non lo so. It's done. It's over, right? Right. The currents are moving, so that means the sea's back to normal. So now what? Esatto. Beats me. Should be clear sailing ahead. We tore the roots of evil out of this world, after all. Something wrong? It's still there. The feeling that chaos is waiting somewhere. It hasn't left me. Well, why don't we go back to the castle? We could tell them about the fiends we fought and the crystals we revived, which makes us... Warriors of Light? Yeah, Warriors of Light, like in the prophecy. Non saltellate troppo per la gioia, mi raccomando. I can still feel that sense of purpose driving me. That means there's still an enemy to fight. Or maybe it just means we still have a job to do. Io non capisco perché qui, in questo punto, che è l'unico cavolo di punto dove finalmente puoi avere un minimo di interazione con i personaggi, c'è questa luce schifosa. Una luce schifosa. Sembrano quasi seri. Quasi seri. Let's head to Carnelia. I'm sure they'll throw a parade in our honor. I am satisfied with a job well done, regardless of whether that hunger in my heart is sated. Let's report to the king, and then... What happens after that, I wonder? Che poi si vede, i doppiatori si sono impegnati comunque. Così come non capisco come possa lei essere di qui, quindi non di un altro mondo, ma era vestita da scolaretta comunque. Ma. Era facilissimo il Kraken. Facilissimo. Hai sbloccato la missione principale, i falsi guerrieri. E non posso fare niente. Attenzione. Non posso fare niente. Vediamo. Allora, prima di tutto tattica. Tu non puoi usare... No, questi. No, sono di livello più basso, vero? Hai ragione pure tu. Ascia titanica. Ok. Evoluzione classi. No. Evoluzione classi. Abbiamo. Niente. Perché devo. Ok, abbiamo finito il mago bianco. Abbiamo finito anche il mago bianco. E
niente. La prossima volta non posso fare nulla. Posso fare neanche l'online. Sono proprio bloccata. Va bene. Che dire? Fatemi sapere cosa ne pensate. Prossima volta mi sa che c'è puzza. Io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video.